Quest'oggi vi condurrò in un affascinante tour nel mondo del biliardo, un gioco complesso e soprattutto molto antico, in cui tattica e concentrazione sono gli elementi essenziali. Una disciplina sportiva che prevede l'organizzazione di tornei nazionali, provinciali e regionali. Presidente provinciale Vincenzo Boccia, appunto, lei si occupa di questa attività sportiva con la FIBIS. Dall'anno scorso, a settembre, ho avuto questo incarico dalla FIBIS per riaffermare un po' il ruolo preeminente che abbiamo in Campania e che abbiamo sempre avuto, forse in Italia, di questa attività che stava in un periodo di decadimento. Abbiamo avuto degli ottimi risultati da settembre ad adesso, abbiamo raddoppiato i tesserati, raddoppiati i circoli e abbiamo svolto un'attività molto intensa. Abbiamo fatto perlomeno 14 gare, tutte portate a compimento nel migliore dei modi. E gare che abbiamo iniziato a 64 tesserati e finite a 96, gare iniziate a 96 e finite a 128 tesserati. E si è risvegliato in tutta la provincia di Napoli e quella di Caserta questa passione per il biliardo. Adesso ci troviamo qui a Sant'Antonio Abate, che per la prima volta si tessera, si affilia alla FIBIS, alla Federazione Italiana Biliardi Sportivi. È una bellissima, questa qui è stata una bellissima gara che deve dare impulso a questa parte della Campania che confina con Salerno. E quindi abbiamo, diciamo, per quanto riguarda questa gara è andata benissimo, hanno partecipato i migliori elementi professionisti nazionali, master, assieme ai tanti prime categorie, seconde, terze categorie della nostra zona. È avuto, penso, una bellissima esecuzione, una bellissima, c'è tutto di buono qua. Speriamo che si sviluppi ancora meglio, perché abbiamo un obiettivo da raggiungere, dobbiamo raggiungere, ci siamo prefissi di raggiungere, i 1000 tesserati in 2 anni. Quindi insomma è un'attività molto intensa. Molto molto intensa, e ci avvaliamo della collaborazione in un comitato provinciale che per la prima volta è stata eletta assieme al presidente, che sono io, dopo penso 20 anni di attività. Abbiamo raggiunto una cosa eccezionale e siamo molto contenti di questo fatto. Adesso stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Una curiosità, ma lei gioca? Quanto gioca? Io sono un appassionato, una scarsa prima categoria. Quanta passione e soprattutto quanta concentrazione e predisposizione ci vuole in questo gioco? Sono quasi più di 40 anni che sto attorno al tavolo verde, però ho avuto le mie grandi soddisfazioni essendo uno dei professionisti in Italia. Tanta passione ma tanti sacrifici, altrimenti non si arriva al vertice di ogni manifestazione. Quando ha cominciato appunto a dedicarsi a questa disciplina? 12-13 anni, considerando che ce n'ho quasi 55, quindi oltre i 40 anni. È una disciplina che
dà soddisfazione, però ci vogliono tanti sacrifici. Chi è appassionato di questa cosa, di questo sport? Perché è uno sport a tutti gli effetti. Se uno non può prepararsi e vincere una manifestazione, è una cosa che non può essere. Quindi sotto a una finale di un torneo regionale, nazionale, ci sta una preparazione atletica e psicofisica di tutta la persona. Già da quando inizi il torneo, dal lunedì, tutti i 7-8 giorni che si fa la gara. Sto quasi sempre in concentrazione, anche con l'alimentazione, anche con altre cose, allenamento 3-4 ore al giorno fisse, altrimenti non si può raggiungere il successo. A me a volte il tavolo verde è come se mi parlasse, io ci faccio un dialogo con dice: se tu dai a me, io do a te. Che cosa gli ha regalato appunto questo gioco? Io attualmente, per esempio, essendo un nome, ho una sala di 8 biliardi nella zona di Caserta, quindi mi permette di vivere essendo ai vertici del biliardo nazionale, e poi le garette, gare nazionali, i tornei dei professionisti, si riesce a vivere uno con un modestamente, non a livello degli altri sport, però se uno è bravo riesce a vivere. E che cosa si prova avendo quella stecca appunto in mano? È una sensazione che è indescrivibile, è come un cantante che canta per passione. Io gioco oltre alla passione, ovviamente passione viene, ci sta poi per dedicare il tempo, ci sta anche l'interesse. Come tutte le cose, diciamo, ci suona la chitarra, ci suona, cioè il tempo uno dedica, io ho dedicato una vita e forse economicamente non mi ha dato più di quello che io ho dato, però sono riuscito a vivere modestamente. Fioravante Vecchione, un altro grandissimo campione finalista in questa gara. Allora, quanto conta la sportività nel gioco del biliardo? La sportività è la prima cosa, viene prima di tutto, perché bisogna essere per prima corretti e poi giocare al biliardo vero e proprio. Giocatori corretti ce ne sono e ce ne dovranno sempre essere, perché questa è la prima cosa che conta. Poi tutto il resto viene dopo. Ecco, la stecca è un po' come una penna, per padroneggiarla c'è bisogno soprattutto di predisposizione e anche di studio, quindi uno studio assiduo soprattutto per le mosse che poi ci stanno, insomma, per poter vincere. Certo, la stecca deve essere messa a posto prima di ogni partita, perché capita a volte di giocare su biliardi che hanno caratteristiche diverse e quindi bisogna sempre adattare la stecca al biliardo su cui si va a giocare. Quindi quella è la cosa più importante, diciamo, è un'altra delle cose più importanti del biliardo. Ecco, tantissime sono state le gare, insomma, nazionali, quindi regionali, provinciali. Qual è stata quella più importante e perché? È stato il campionato europeo con la nazionale italiana nel 2011. È stata una soddisfazione grandissima vincere un campionato europeo e giocare al fianco di campioni come Cifalà, Giachetti e Cavazzana. È stata un'esperienza indimenticabile. Ecco, quando ci si trova appunto con tanti campioni, quali sono le emozioni? Ci sono tante emozioni, prima perché da loro ci si impara, cioè un giocatore impara sempre cose nuove, cose importanti. Poi diciamo Cifalà è la Bibbia del biliardo, quindi
una cosa più bella di quella non l'ho provata, quindi se ne proverò qualcuna ancora meglio glielo dirò. Ecco, appunto, ma visto che sei un campione, io adesso mi chiedo, visto che è un gioco molto complesso, come si fa a capire, insomma, per addentrarsi? È un gioco molto complicato, conta molto la testa, la concentrazione, quella è la prima cosa per giocare bene al biliardo. Anche atleticamente si deve essere abbastanza in forma. Non è tanto il mio esempio, però queste due cose messe assieme ti fanno giocare molto 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 meglio. Quindi sono due cose fondamentali del gioco del biliardo. Ecco, soprattutto quando c'è una gara, in che modo riesci a concentrarti? Bisogna isolarsi, cercare qualche ora prima, svegliarsi qualche ora prima per concentrarsi bene, per fare una passeggiata e quindi arrivare lì belli, svegli e pronti all'azione. Eccomi con il titolare di questa struttura sportiva dove si stanno tenendo appunto delle gare molto importanti a livello regionale e provinciale, quindi questo gioco di biliardo che sta insomma appassionando tutti. Sì, sì, in quest'ultimo periodo veramente ci sta dando delle notevoli soddisfazioni, infatti anche attraverso questa gara che è stata fatta qui nella nostra struttura sportiva abbiamo avuto dei forti riscontri anche a livello giovanile. Comunque niente, per quanto riguarda questa gara che abbiamo organizzato, è stata una gara molto bella, avvincente, hanno partecipato tutti i migliori professionisti della provincia di Napoli e Caserta, e a tutto questo vogliamo noi come struttura sportiva ringraziare il presidente dei CSB del Comitato Provinciale Napoli Caserta, il signor Vincenzo Boccia, che si è battuto molto per far sì che questa gara riuscisse così bene. Cercate di appassionare soprattutto i giovani affinché possano venire qui e partecipare anche a queste gare. Certo, spero che queste manifestazioni servano proprio a questo, cercare di coinvolgere quanto più giovani possibile alla passione del biliardo, che comunque resta, anche se ci sono stati negli ultimi anni un poco di, cioè si è tralasciato un po' questo sport tra i giovani, però comunque resta uno sport sano e spero che appunto per il bene del paese, dei giovani e dello sport stesso, che comunque riesca a coinvolgere quanto più persone sane possibile. Diciamo che è uno sport alla portata di tutti, quindi queste manifestazioni, questa sinergia che si è creata con la federazione possa portare qualcosa di buono per il sociale. E soprattutto per Sant'Antonio Abate. Per Sant'Antonio Abate, che la passione del biliardo c'è sempre stata, se guardiamo un attimo, andiamo a ritrosi e guardiamo lo storico, però negli ultimi anni, come dicevo prima, si era un attimo persa, c'era stato un momento di abbandono del tavolo di biliardo. Adesso speriamo che siamo i promotori a poter incentivare l'avvicinamento appunto a questo sport. Ecco che ci siamo, la gara è quasi terminata, e come valuteresti appunto questa serata? Molto emozionante, anche perché c'è in finale Fioravante Vecchione, a cui abbiamo intitolato la nostra sala, e speriamo che vinca, tra l'altro. E niente, è stata una settimana molto intensa, ci sono stati grandi professionisti di questo sport, e ci tengo a precisare sport perché molte persone non lo considerano uno sport ma come, non lo so, come un passatempo. È quello che noi stiamo cercando di portare avanti. Ci saranno dei progetti importanti di estenderlo anche alle strutture pubbliche come sport, quindi stiamo cercando di fare una bella cosa. Come hanno detto prima Gaetano e Alfredo, ci sono ragazzi giovani che si stanno affacciando a questa cosa, molti ragazzi. Stiamo iniziando in piccolo e cerchiamo di allargarci in grande. Ecco, allora facciamo un invito appunto a tutti i giovani che vogliono venire proprio qui, insomma, per appassionarsi ancora di più a questo sport. Noi aspettiamo qui tutti in sala,
non c'è nessuno scopo di lucro, tutto gratuito. Chi vuole appassionarsi a questa attività, a questo sport, è libero di venire qui a San Antonio Abate, al CSB UBET. Siamo disponibili per tutti. Una straordinaria vittoria con un altrettanto grandissimo campione. Un avversario duro Auletta, da anni ai vertici delle classifiche, un avversario molto duro, in una cornice così bella, splendida, e con un CSB dedicatomi dagli amici, appunto a chi dedichi questa vittoria, visto che hanno dedicato a te questa sala meravigliosa. Io è un po' di tempo che dedico sempre le mie vittorie a mio padre, che è scomparso da un po' di tempo, quindi anche questa è dedicata a lui, e poi anche a tutti gli amici e mia moglie, mia mamma e un po' tutti. Congratulazioni. Eccoci giunti alla fase finale con la premiazione. Quarto classificato, Domenico De Rosa, prima categoria. A premiare? Albagnano Alfredo, Gaetano Torrente. Terzo classificato, il maestro giudice Francesco. A premiare petta Umberto e petta Fabio. Secondo classificato, il professionista Auletta Franco, vice campione del mondo. San Vincent 2005, primo classificato. A premiare? Dal presidente Boccia Vincenzo. Primo classificato. Campione europeo vinto in Francia. Il signor Fioravante Vecchione. A premiare? Da Bagnale Pasquale. Bravo Fiore! Poche parole per degli amici che ho conosciuto da poco, ma già a me carissimi, perché appunto hanno intitolato la sala oddio a mio nome. Quindi per me è un onore lasciargli la coppa del primo posto, sudata. Grazie a tutti. Con il risultato sorprendente di 51-100, la gara termina qui e io vi aspetto alla prossima.